Eccoci qua ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio e bentornati nella casa del diavolo. In questo video daremo la probabilissima formazione, tante assenze, ma anche qualche rientro. Come vi dico sempre ragazzi, pronti a creare l'ambiente. L'ambiente deve essere quello del quadrato intorno alla stadio, alla squadra. Carichi, 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 testa a stasera. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso nero, vai col video. Ci sarà un focus anche su Frank Sì e le dichiarazioni di Atangana. Questo ogni tanto parla un po' troppo, questo se non è scemo poco ci manca. Ragazzi, vai col video. Ciao a tutti, a dopo. Diavolo Ali, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò e non mi importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. Merda Verona, merda Verona, merda Verona. Se sei un bastardo veronese, dimmi perché non prendi la scaletta diretta a me. Ti arrampichi più in alto possibile, poi ti butti giù, sporco giallo blu. La 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 la. Eccoci qua, ragazzi, buon pomeriggio e bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il tring e doppio pollice per il diavolo. In descrizione. Team Maglie Calcio, cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Codice sconto, Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Sempre in descrizione trovate il link di Tringa 2.0, l'alternativa, il nuovo canale mio e dello zio Peter. Ragazzi, martedì e venerdì usciranno i primi due video e veramente sono due video eccezionali. Il primo sarà la mia biografia, quindi andremo a parlare di tutto quello che nella mia vita mi ha portato ad essere quello che sono oggi. Invece venerdì probabilmente ci sarà un'intervista ad un musicista, un ragazzo che fa hip hop ma lo fa alla sua maniera, un ragazzo che come si suol dire non si è mai calato le braghe. È stato un mio compagno per tanti anni. Di sventura, un ragazzo che ha scritto le sue migliori canzoni fra quattro mura con un cancello davanti. Ne vedrete delle belle questa settimana su Tringa 2.0. Ma veniamo a noi ragazzi. Questa settimana si è parlato molto di Milan e non si è parlato nella maniera più produttiva, ragazzi. Soprattutto tanti, tanti tifosi hanno dato sfogo alla loro rabbia, ai loro piagnistei, piagnistei che derivano dalle tante assenze. Mancheranno otto giocatori. Però attenzione perché c'è il recupero di Krunic, c'è il recupero di Giroud. Andiamo a dare quella che potrebbe essere la formazione che scenderà contro in campo contro il Verona, che dovrebbe vedere Tata Rusano in porta, Davide Calabria a destra e Fodé Ballo-Touré a sinistra. Tomori e Romagnoli, capitano Alessio Romagnoli, coppia di centrocampisti, Bennacer e Kessié, quindi si torna al passato, al recente passato, la coppia che nella scorsa stagione ha fatto di fatto andare il Milan a prendersi la seconda posizione, soprattutto quando Bennacer è stato bene. Davanti ci saranno Selemakers, Daniel Maldini e attenzione Daniel Maldini farà il suo esordio a San Siro, quindi la dinastia Maldini continua in quel di San Siro. Ci sarà Rebic e davanti giocherà Olly Giroud, quindi titolarità per Olly Giroud. Finalmente vedremo anche Rebic nella sua posizione. E io sono convinto che Stefano Pioli tenga come alternativa Rafa Leao perché probabilmente nel secondo tempo potremo vedere Rebic attaccante e Leao sulla sinistra. Attenzione a Pellegrini che anche lui è pronto per scendere in campo. Quindi io sono convinto che Stefano Pioli anche stasera riuscirà a mettere in campo un'ottima formazione. E attenzione perché
Con tutte le assenze che ci sono, questa squadra non perde mai l'entusiasmo, a differenza di tanti tifosi, di tanti pseudotifosi, che quando succedono queste cose si lamentano, e io una cosa dico sempre, ragazzi, se vi lamentate, le cose non cambiano lo stesso. Non è che se vi mettete a frignare cambia qualcosa. Se vi mettete a frignare non cambierà mai niente. Invece di frignare, pensiamo a fare i tifosi, perché se facciamo i tifosi e creiamo l'ambiente giusto, i ragazzi saranno ancora di più spronati a far bene. Io penso che questo Milan ci abbia insegnato fin dalla scorsa stagione a riuscire a reagire a tutte le difficoltà. Andiamo a fare un piccolo discorso, un piccolo focus su Frankessi. Ragazzi, ci sono state delle dichiarazioni di Atangana, non avevamo ancora parlato. Atangana dice che il Milan non fa l'offerta giusta. Io penso che Atanganà debba imparare a stare zitto, perché soprattutto durante la stagione queste uscite potrebbero destabilizzare un giocatore che abbiamo già visto non essere troppo sicuro. Perché oggi Frankessi, senza ombra di dubbio, è un giocatore importantissimo per il Milan e lo sarà finché vestirà la maglia del Milan. Però attenzione, perché la linea è sottile, si corre sempre sul filo di lana quando succedono queste cose, quindi calma e sangue freddo. Io sono convinto che Frankessié stasera farà una gran partita. E attenzione, attenzione perché c'è il rientro di Zlatan Ibrahimovic in panchina. E questa è la notizia più importante di tutti. L'avere Zlatan in campo sarà fondamentale. Io sono convinto che potrebbe addirittura essere titolare mercoledì. Quindi attendiamo, attendiamo notizie, attendiamo veramente notizie. I tamponi, allora ragazzi, sapete com'è il protocollo. Teo Hernandez e Brahim Diaz mancheranno sicuramente 10 giorni. Questi giocatori a livello di protocollo devono star fermo almeno 10 giorni. Per quanto riguarda Mike Maignan, ragazzi, lo sappiamo tutti che l'assenza di Maignan è importante. Il Milan ha preso un giocatore, un portiere che secondo me potrà sostituire Mike Maignan ad alto livello, perché Mirante secondo me è il portiere che di fatto prenderà il posto a Tatarusanu, che stasera però bisogna tifare e bisogna dare tanta tanta fiducia. Prima sentendo lo zio Peter mi dice: "Non sarei così sorpreso se vedessimo Davide Calabria a sinistra e Pierre Kalulu a destra." Io gli ho risposto che ne dubito secondo me, ma non tanto perché Davidino Calabria non possa giocare a sinistra, io sono convinto che può giocare da tutte le parti, Davide Calabria soprattutto in questi momenti che sta facendo così bene. Però abbiamo voluto tanti giocatori ed è giusto dare fiducia ai giocatori, perché se in una situazione del genere non si fa giocare chi è stato preso come alternativa si rischia di fargli perdere fiducia in se stesso. Quindi è giusto che Stefano Pioli dia il campo a Fode Ballo-Touré, che tutte le volte che è sceso in campo comunque ha fatto il suo. Chiaramente non abbiamo ancora visto le potenzialità di questo giocatore, ma io sono convinto che alla fine anche questo ragazzo potrà togliersi delle soddisfazioni. E attenzione, perché Fode Ballo-Touré è un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo. Questo è un giocatore che dovrà essere valutato un po' come Enspite Rauwe. Questi sono giocatori che il Milan prende a basso prezzo. Già il fatto di vestire la maglia del Milan comunque li fa aumentare di valore. E quindi se anche Fode Ballo-Touré non dovesse rispettare le aspettative che ci sono su questo giocatore, probabilmente il Milan potrebbe decidere la prossima stagione di fargli fare un po' il percorso di Enspite Rauwe. Quindi, ragazzi, io sono convinto che sia giusto dare fiducia a tutti i componenti della rosa, se è giustissimo. Chiaramente in questi momenti poi c'è bisogno di tutti. Io sono convinto che l'entusiasmo di questi ragazzi possa far affrontare tutti i problemi in maniera diversa, perché l'incoscienza del ragazzo della giovinezza tante volte ti fa affrontare tutti questi problemi in maniera incosciente, quindi probabilmente li affronti più in maniera sbarazzina, pensi di meno al problema e probabilmente
riesci ad affrontare le cose nella maniera migliore. È quello che dobbiamo fare anche noi, ragazzi. Noi tifosi dobbiamo, come vi dico sempre, stringerci, fare muro, fare quadrato alla squadra e creare sempre l'ambiente giusto. Ragazzi, gli appuntamenti di stasera, appena finita la partita, sarò in live. Purtroppo stasera sarò da solo. Se qualcuno volesse partecipare, fatemelo, scrivetemelo nei commenti. Ambrogio allo stadio, quindi avremo qualche video che probabilmente riuscirò a mandare durante la live. Se no, verranno attaccati al video di domani mattina per l'analisi tattica del post partita, l'analisi tattica del dopo partita. Ragazzi, nel frattempo voglio anche informarvi che sono qua giù, sono qua in Calabria. Mio papà sta molto meglio rispetto a quello che credevo. Piano piano tornerà anche a camminare, ci vuole un po' di tempo, però io penso che in una decina di giorni potrebbe anche iniziare a camminare sulle sue gambe. Chiaramente il fatto di essere rimasto a letto tanti giorni gli ha un po' atrofizzato i muscoli, ma già domani mattina inizieremo degli esercizi che comunque chi sta con me, sapete che chi sta con me fa la fisioterapista, quindi mi ha lasciato degli esercizi da farvi fare. Settima lunedì parlerò col dottore, arriverà il fisiatra e piano piano anche mio padre si recupererà al 100%. Niente ragazzi, nel frattempo ringrazio tutti quanti per i bellissimi messaggi e vi porgo un grazie anche da parte di mio padre. Vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore, rosso nero. Ciao. Sei la merda di Milano, questa terra che hai sul cuore, la benedetta disonore, senza sconfitte le illusioni, senza tue umiliazioni.